ragazzi e benvenuti in questo video. Torino 2 Milan 0, disfatta rossonera all'Olimpico. Una sconfitta che può segnare in negativo questo finale di stagione sicuramente, perché dopo questa sconfitta il Milan dice addio al quarto posto. In questo momento Roma più 2, 58 punti per la squadra di Ranieri, 56 quelli del Milan. Attenzione! Attenzione, perché adesso il Torino ha superato anche i rossoneri, perché i secondi detti favoriscono la squadra di Mazzarri. Miracoloso, miracoloso ancora una volta questo Torino. Veramente qualcosa di incredibile. Prima vittoria per il Torino nell'era Urbano Cairo contro il Milan. Prima gioia per Cairo contro i rossoneri. Veramente una vittoria pazzesca. Firmata Gallo, Belotti ancora una volta segno. Veramente una seconda parte di stagione memorabile per il Gallo, che spiazza Donnarumma dagli 11 metri al 58esimo. Raddoppio di Berenguer, grosso errore di Conti, che perde un pallone che non doveva assolutamente perdere. Berenguer si coordina, fa partire un destro con una specie di pallonetto che beffa Donnarumma. 2-0 Torino al 69esimo. È un calvario del Milan nella serata, è un calvario la serata all'Olimpico di Torino per il Milan, 6 ammunizioni, e poi arriva anche la beffa, l'espulsione all'81esimo di Romagnoli per un applauso riferito all'arbitro guida. Espulsione diretta, espulsione che poteva essere sicuramente evitata per il difensore rossonero, una beffa totale per una serata che doveva, diciamo, doveva essere la serata della rinascita dopo l'eliminazione della Coppa Italia. Arriva un'altra sconfitta, una sconfitta che allontana l'obiettivo Champions League per il Milan. 56 punti come il Torino, 55 quelli della Lazio che ha vinto nel pomeriggio, e adesso aspettiamo perché domani gioca l'Atalanta contro l'Udinese. Potrebbe avvenire l'operazione controsorpasso anche sulla Roma, quindi Atalanta che è la vera favorita secondo me in questo momento per la zona Champions League. Per l'esperienza, per come sta giocando in questo momento la squadra favorita secondo me è l'Atalanta. Veramente un gran bel Torino, però veramente un Torino che non molla mai. È stato un bel primo tempo in cui le squadre hanno avuto sicuramente occasioni da una parte, occasioni dall'altra, però non si è sbloccata la partita, e poi alla prima occasione un calcio di rigore ha dato sicuramente il via alla grande vittoria dei Granata. Fallo fischiato per fallo di Kessié e Suizo, ci poteva stare, l'arbitro non ha avuto, diciamo, neanche rivedere l'episodio al VAR. Rigore, secondo me, che ci poteva sicuramente stare, non doveva, solamente una sciocchezza di Kessié commettere un fallo di rigore su Suizo. Dagli 11 metri, abbiamo detto, Belotti non sbaglia, pallone centrale, un tiro veramente molto forte centrale, Donnarumma si butta sulla parte di destra, 1-0 per il Toro, e poi il raddoppio di Berenguer al 69esimo. Per il Milan è una seta da dimenticare per Cutrone, che giocava di trovare dal primo minuto, doveva sfruttare questa occasione, non l'ha sfruttata, peccato, perché si poteva sicuramente poteva fare molto meglio l'attaccante azzurro. Pionte che è entrato nel secondo tempo per uno spento Paquetà che tornava a titolare. Questa è una sconfitta che comunque può segnare in negativo l'annata del Milan. Quindi ripetiamo il finale dello Stadio Olimpico, Torino 2, Milan 0. Sconfitta veramente clamorosa. Forse finiscono le speranze di raggiungere la Champions League. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.